Buongiorno ragazze, buongiorno e benvenute in questo nuovo anti-vlogmas. Ebbene sì, il vlog dove si parla male del Natale, dove si spera che il Natale esploda assieme a Babbo Natale, alle renne e alla Befana, soprattutto la Befana. Ragazze, io oggi sono molto molto felice, soprattutto se mi concentro sul fatto che non è Natale, non sta arrivando Natale, non devo fare regali e tutto a posto. Faccio finta che è tipo il mese di giugno. Sono felice perché mi sono arrivate le nuove cosine di Fitti, vi faccio vedere, troppo belle, tutte cose super natalizie, yeah, viva! Ci sono tutte queste confezioni, sono natalizie, quindi sono troppo belle, verdi, e sopra c'è scritto Merry Christmas, quindi secondo me ottimo per un'idea regalo. E mi raccomando, se comprate sul sito Fitti, utilizzate il mio codice sconto Carlita10, che è sempre valido e avrete quindi lo sconto su tutto l'acquisto, su tutto quello che comprate. Allora, le tisane, queste qua mi sono arrivate: Body Detox, quella classica, Body Detox Super Fruit e Body Detox Fit Berry. Mi chiedete sempre consigli per avere la pancia piatta, su come sgonfiare la pancia. Sapete che io amo tutte le tisane proprio per il piacere di berle. Però queste, oltre al fatto che sono buone da bere, è un piacere, ti rilassi, è una cosa veramente fantastica. Sono molto molto utili per stare in forma, per sgonfiare la pancia, per eliminare la cellulite, quindi ve le straconsiglio. La mia preferita come sapore è Fit Berry, è assolutamente buonissima, ha un sapore di frutta fantastico, poi contiene zenzero, citronella, tarassaco, mela, quindi è un sapore dolce, buono e aiuta tantissimo se la bevete tipo la mattina, ma anche il pomeriggio, una o due volte al giorno. Vi aiuta tantissimo a eliminare tutti i liquidi in eccesso e quindi a mantenervi in forma. Così poi a Natale potete mangiare. No, vabbè, però un po' di mantenimento, secondo me, ragazzi, a parte gli scherzi, prima di Natale conviene farlo una settimana, 2 settimane di mantenimento, così poi a Natale possiamo sgarrare, eh? Cosa ne pensate? Comunque, poi mi è arrivata anche questa che è bellissima. Vedete, scusate, ma sto raffreddata. C'è anche la carta rossa. E questa è una confezione troppo bella, ragazzi. Adoro. È tipo un tubone. Cioè, mi immagino che voi, se regalate a qualcuno, no? Fate arrivare un bel pacco a casa queste cose, la persona come può essere felice? Sono tutte cose super natalizie, carine. E rose gold, questa qua. Ma anche un autoregalo ci sta sempre, ragazze. E dentro c'è la fantastica bottiglia, questa qua con il rosa, che è troppo carina, che poi quando fate il Fit Berry diventa tutto rosso, quindi è troppo carina, è super natalizio. Io la rimetto a posto perché adoro questa scatola, no vabbè, io sono malata, però la adoro, è troppo bella questa scatola, mi piace troppo, vabbè, non fate caso alla mia follia. Poi qua, ragazze, ci sono anche altre cosine, sono praticamente dei bicchieri troppo carini, che è la prima volta che li vedo, ma me ne sono innamorata, e sono praticamente una specie di thermos, però piccolini, rosa e verde. Ovviamente il mio preferito è rosa, potete immaginare, è troppo bello, ragazzi, cioè bellissimo. Praticamente, because tea makes everything, perché il tè fa sembrare tutto più bello, più buono, rende tutto migliore. Che bello, cioè praticamente è di plastica, però termica, quindi praticamente si mette qua dentro il tè e poi così te lo puoi bere da qua, da questo buchino, senza aprirlo, e te lo porti dietro. Ed è fantastico perché si mantiene super caldo e te lo puoi portare anche dietro, tipo in borsa, oppure magari tipo come me, no? Che sto a computer, quindi me lo faccio, me lo porto sopra, anche se tipo me lo voglio sosseggiare in un'oretta, o adesso che fa freddo non si raffredda ma si mantiene sempre caldo. Quello verde però pure è bello perché è super natalizio, però io preferisco il rosa. Troppo carino, ha un profumo tipo di gommone, quindi mi ricorda l'estate, anche se è natalizio, vabbè. Comunque vi lascio il link del sito Fitti nel box informazione, mi raccomando, codice sconto Carlita10, poi fatemi sapere se li provate, so che tante di voi li avete provati, sono piaciuti, state trovando bene, mi fate le foto, mi riempie di gioia questa cosa perché i miei consigli vi sono utili e io sono felice. No.
Buongiorno, buongiorno Nancy. Per Nancy non è buongiorno, no. È cazzata. Che è successo? Si sei svegliata col culo scoperto. Ma che dici queste cose? Che te ne dici? È così si dice. No, perché hai fatto tardi come al solito. No. Ragazze, stiamo approfittando per andare a fare un giretto per spendere qualcosa di soldi. Yeah, yeah, yeah. No, vabbè, comunque una sorpresa, dove dobbiamo andare? Lo diciamo? No. Lo diciamo, lo scoprirete solo vedendo questo video. Nel frattempo. Yeah! C'è anche mia mamma. Comunque, dobbiamo andare a fare un giretto a comprare delle cose in un negozio fantastico qua a Napoli. Non vediamo l'ora. Tina, proprio ci siamo svegliate con quel pensiero di andare lì, però c'è traffico. Voi come state? Come vi butta? Siete pronti per il Natale? Ho deciso di fare sotto Natale, insomma, più vlog. E penso che farò tipo 10-15 giorni solo vlog. Yeah! Vai mamma, 1, 2, 3. Yeah! Siete contenti? Ma proprio trasmettermi il mio spirito natalizio, perché è fortissimo. Tu non ce l'hai proprio. Ma no, ma quest'anno proprio, guarda, io aspetterò Babbo Natale vicino alla porta così per dargli un cazzotto. No, vabbè, sto scherzando. Vive Natale! Pure io li voglio fare i vlogmas. Nancy pure fa i vlogmas, però sta cercando di che qualcuno gli regala una fotocamera. Una fotocamera, se non volete regalare. No, sta cercando che io gli regalo una fotocamera. Vabbè, comunque, lasciando questo, raccomando, iscrivetevi anche al canale di Nancy, che Nancy farà i vlogmas e Nancy ha uno spirito natalizio molto più forte. Molto più forte. E quindi vi portiamo con noi, dai. Sì, perché mia mamma decorerà sicuramente tutta la casa. Mia mamma è l'unica forse che ha lo spirito natalizio. Sì. Ha un sacco di bellissime decorazioni. Mamma, tu ce l'hai lo spirito natalizio? Sì. Mamma, sai proprio. Soprattutto quando salta spunta all'albero. Ah, vabbè. Vabbè, bello qua. Tu racconti una Napoli. Cioè, noi dopo tipo un'ora, non sto scherzando, siamo ancora in giro a trovare parcheggio. E la Nancy è sempre un po' incazzata. Nancy. Mamma mia. Tutto a posto. Là, vedi il parcheggio, che noi non è mai capitato nella nostra vita che tipo cerchiamo un parcheggio e qualcuno tipo esce dal posto e noi ci parcheggiamo. Mai. Cioè, la macchina davanti sì, ma noi mai. La lingua marrone per il caffè. Arrivati! Shopping time, Vittoria Secret. Ho detto tutto. Andiamo, ok. Ma dai, adesso puoi entrare. Andiamo, dai. Dove vai? Uscite. Siamo molto più leggere, c'è stato un casino di gente, siamo molto più leggere e sì, ho fatto varie foto, cose, vi ho salutato, comunque ho fatto il danno, ho speso tanti soldi e veramente tanti. Un saluto a Francesca, la ragazza di Victoria's Secret, troppo carina alla cassa, tutte brave, devo dire la verità, una pazienza con noi, ci hanno fatto odorare tutti i profumi. E adesso si va.
per la mia mamma Ipipurra. Tanti like per la mia mamma. Yeah. Ma può parlare? Non si parla. Yeah. Volevo far vedere il mio outfit, ma tutti gli specchi sono al buio praticamente. Questa maglietta, che è quella là che avete visto nell'ultimo video, Ahul, vestiti indossati con la Nancy, è troppo carina, mi piace tantissimo, un colore che adoro follemente. E tutta la pants da fuori, c'ho anche il piercing abbinato. E niente, poi questi jeans che sono troppo belli, li adoro tantissimo, sono di Stradivarius, ce l'ho da un po' di tempo. E poi le scarpe, le mie Converse adorate. E poi c'è qua, c'è la mia Molly. Amore mio, quanto ti posso amare. Quanto ti posso amare, non sono, quanto è bella. Aspetta che mamma ti mette i capelli. Quanto sei bella. Amore, quanto è bella, bella. Andiamo a mangiare. Oddio, finalmente si mangia. Sto sognando in questo momento, non so da quanto tempo. Il mio big piattone di pasta, farfalle al salmone, farfalle con salmone, buonissime. E poi qua c'è un contorno di verdure, sono zucchine, giusto? Con pomodorini. Yummy! Tornata a casa, ta-da! Gli acquisti! Fateci sapere se volete il video. Ahul! Madonna, quanto che cose belle ho comprato! Adoro Victoria's Secret, my love. Cioè, guardate che tramonto da casa mia. Adesso tipo fuori a boccare, guardate. Sì, c'è un tramonto bellissimo. Troppo bello e romantico. Peccato che non ci sta nessuno per condividerlo. Siamo solo io e te, amore mio, a guardare questo tramonto. Come delle sfigate. Bellissimo. Ciao. Buon Natale. Posti di combattimento, ovvero io al computer, la bubina, nella cucettina, Cici. C'è finta. Di sonno, dorme, non vuole sapere nulla. Pupi! Niente, è zero. La stufetta e lavoro a montare un video. Sono nel mio lettino, non ho avuto neanche il coraggio di togliermi la vestaglietta, quella là carina carina con i coniglietti qua che avete visto nel video della morning routine, e però la devo togliere che non posso dormire con c'è il burro cacao tutto fuori, non posso dormire con la vestaglia sotto, c'è il pigiamino sempre con il coniglietto, e niente. Sono qua a letto, adesso mi mangio questo yogurtino, che è il mio snack pre-nanna. Yogurt con un po' di cacao e un po' di noccioline, poche poche. E poi, solita tisanina, che stasera è una bella camomilla, perché mi voglio rilassare, anche se sono stanchissima. È stata una bellissima giornata, e, ma non perché, insomma, ho comprato delle cose. Io non sono una persona che... spende tanti soldi di anche se potrei permettermelo, però non mi piace spendere tanti soldi di, non so, di borse firmate, di robe firmate, perché comunque non è che so tirchia, è proprio che non lo so, non ne vale la pena. Mi piace di più, mi dà più soddisfazione che so, fare un regalo a una persona a cui voglio bene, oppure comprarmi tipo una nuova fotocamera, un nuovo computer, quindi che mi strumenti che aiutano a migliorare il mio lavoro, oppure conservarmeli per organizzarmi un viaggio, queste cose qua. Quindi per oggi mi andava proprio, vi dico la verità, di spendere un po', perché non vedevo l'ora di andare da Victoria's Secret, perché è un negozio che mi piace tantissimo, e proprio perché era una vita che non spendo, cioè, ho speso veramente tanti soldi, troppi soldi, e spero che non ricevere i soliti commenti degli haters, però davvero, se mi conosceste nella vita di tutti i giorni, io spesso mi sono presa insulti e robe qua su YouTube per cose che non mi appartengono proprio, però è un po' il personaggio che può sembrare in un modo, ma vi posso assicurare che io
sono una persona che veramente spende pochissimo e ho molto il valore dei soldi, perché comunque i miei genitori vengono entrambi da famiglie molto povere e quindi mi hanno insegnato a conservare, a spendere per le cose importanti, per gli studi, l'università, insomma, per la casa, queste cose qua, quindi vabbè, lasciamo stare comunque. Non so perché sto divagando, sarà che io la notte quando mi metto, cioè quando arrivo a questo punto della giornata e mi metto nel letto da sola, ovviamente da sola, sono sola, quindi rifletto e molto spesso è il momento più triste e malinconico di tutta la giornata, perché comunque percepisci proprio la solitudine. Invece durante il giorno c'è lei che mi guarda, vieni, ma non sono sola, c'è Pupi. Invece durante il giorno comunque sono sempre in compagnia, perché comunque sto poco sola, insomma, giusto quando mi alzo, sto al computer. Amore, Cicci, che c'è? È venuta lei, è venuta dalla sua mamma, non mi lascia mai sola, è vero? Lei stava giù sul divano, ha sentito che io sono venuta qua, è vero? E sei venuta vicino alla tua mammina, dai. Eccoci, eccoci qua. Che c'è? La pallina. La pallina. La pallina di mamma. E quindi niente ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi stiano piacendo questi vlogmas, insomma, chiamateli come volete voi, come avete visto sto cercando di fare più vlog possibile, appunto perché vi piacciono in questo periodo natalizio. E lasciatemi, lei è andata sotto, noi dovete venire. Sia sotto, sotto, amore, è sotto? Lasciatemi un bel pollice in su se vi stanno piacendo i miei vlog. Io vi ringrazio per tutto il vostro affetto, tutti i vostri commenti, tutti i vostri like, che per me sono una grande dimostrazione di affetto, e in questo periodo mi fanno davvero, davvero molto, molto contenta, sempre più del solito, perché vi sento proprio presenti ed è importante per me. Buonanotte, ciao!